Il premierato non è più democrazia perché indebolisce il Parlamento e i poteri del Presidente della Repubblica. Allora, non è che risolviamo tutto con un plebiscito, perché la democrazia per noi è una cosa più complessa rispetto a avere, diciamo, la possibilità di essere liberi una volta ogni 5 anni di andare a acclamare un capo che poi decide da solo per 5 anni. Per noi la democrazia è dare il potere vero ai cittadini e alle cittadine di incidere ogni giorno di quei 5 anni sulle scelte che prendono i propri rappresentanti in Parlamento, anche la forza di correggere quelle che prende il governo. C'è la separazione dei poteri, è un principio fondamentale delle nostre democrazie. Con il premierato il punto non è il metodo di elezione del Presidente del Consiglio. Per noi è un problema l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, perché vuol dire che un Parlamento che viene eletto trascinato da un capo sarà meno autonomo. Se è meno autonomo è meno in grado di ascoltare i cittadini anche quando si tratta di ragionare in autonomia e di fermare oppure cambiare, migliorare le scelte che fa l'esecutivo. Quindi da questo punto di vista per noi il punto non è il come si elegge, è un problema l'elezione diretta, tant'è che non esiste in nessun altro paese al mondo questo sistema di premierato, perché è riconosciuto che anche chi l'ha provato è scappato via dopo 2 o 3 anni, perché non assicura l'equilibrio tra i poteri sancito dalla Costituzione ed è sancito proprio a difesa dei diritti delle cittadine e dei cittadini. Quindi io ho detto a Giorgia Meloni: vogliamo dare più potere ai cittadini e al loro voto? Benissimo, cambiamo la legge elettorale. Cambiamo una legge elettorale che oggi non permetta a quei cittadini di scegliersi direttamente i propri rappresentanti. Questo è un modo per far valere e ricucire anche un po' quelle distanze tra la cittadinanza e le istituzioni. Ma questo governo, con una foga ideologica senza precedenti, pensa di poter scardinare l'equilibrio costituzionale e pensa di poter stravolgere la forma di governo di un paese a colpi di maggioranza. Questo per noi è inaccettabile. Io posso dire che cosa ha funzionato per noi. Ha funzionato mettere a nudo che, al di là della propaganda di Giorgia Meloni e dei suoi alleati, le condizioni materiali in Italia in questo anno e mezzo non sono migliorate, purtroppo sono peggiorate. Noi continueremo a ritenere, con il Movimento 5 Stelle, come con Alleanza Verdi Sinistra e come con le altre forze moderate, che se scelgono di stare nel campo dell'alternativa troveranno sempre nel Partito Democratico un interlocutore affidabile, interessato solo a costruire le coalizioni che possono battere queste destre, che sono per noi l'unico avversario. Sulla vicenda Rai, io insisto su un punto. È stato approvato a livello europeo il Media Freedom Act. Non può l'Italia non tenerne conto e non può il governo italiano non tenerne conto in questo suo sforzo di occupare militarmente gli spazi di informazione pubblica. Perché il Media Freedom Act sancisce in modo inequivocabile che, come io chiedo da quando sono segretaria, il servizio pubblico debba avere una sua riforma che veda una governance finalmente libera dalla politica e dai partiti. Lo sappiamo che non è mai stato così, inutile che me lo vengano a dire a me. Sono segretaria da 1 anno e mezzo e da quando io sono qua dico sempre e soltanto la stessa cosa, che sarebbe un guadagno di qualità per tutto il nostro paese, per tutta la democrazia e anche, credo, il sistema di informazione, garantire l'indipendenza e il pluralismo anche attraverso una riforma della governance che assicuri, appunto, che diciamo, la governance del servizio pubblico non passi, diciamo, da politica e partiti. Quindi noi continuiamo a insistere che la strada sia di questa riforma. Con poco, sul diritto all'abitare si può fare tanto. Questo è il tipo di politiche che noi proponiamo, oltre alla vicenda della regolazione degli affitti brevi, perché c'è una fascia di persone che non possono accedere alle case popolari perché non ne hanno i requisiti. Stiamo parlando di una soglia di 17.000 euro di ISEE. Se sei sopra i 17.000 euro ISEE non entri nelle graduatorie delle case popolari, ma se l'affitto è schizzato del 30-40% in più sei sostanzialmente a rischio di sfratto. Allora, come rispondiamo a questa fascia intermedia? Lì servono politiche come, appunto, regolare gli affitti brevi, ma anche incentivi a riuscire a riportare nell'ambito del mercato degli affitti medi e lunghi quei proprietari che o non affittano oppure stanno affittando soltanto brevemente per ragioni turistiche. Così non ce la facciamo.